Questo progetto di legge intende rispondere a un problema reale e diffuso, segnalato anche da noi da anni, e che invece negli anni e nei mesi passati noi riteniamo che sia stato ignorato e dimenticato da questa giunta, cioè il tema dell'aggravarsi sulla costa emiliano-romagnola di criticità reali sul piano ambientale, sul piano della qualità dei servizi e della mobilità, sulla qualità delle strutture turistiche e sul peso insostenibile di urbanizzazioni tale da snaturare il territorio e da ipotecare le strategie future di difesa del litorale, degli ambienti e degli insediamenti che lo caratterizzano. Ma siccome non è mai troppo tardi riconoscere i propri limiti e modificare alla radice le politiche sbagliate e miopi, riconosciamo comunque che è bene che si metta mano finalmente a rispondere a queste necessità che consentono di cambiare e di invertire la rotta per quanto riguarda la gestione del territorio e del turismo lungo la costa. Quello che crediamo però è che ci voglia meno cemento, vero cemento, mobilità sostenibile e accessibile, riqualificazione del territorio, non riqualificazione con nuova cementificazione, ma qualificazione delle conduzioni strutturali attraverso le quali si presenta l'offerta turistica. Quindi, ad esempio, stop all'apertura di nuovi centri commerciali lungo la costa o di aziende incompatibili e impattanti lungo la costa. Inversione della suddivisione del territorio fra zone di serie A e zone di serie B, che vengono zone di serie A sempre destinatarie di attenzione di alcune amministrazioni, mentre altre zone del litorale vengono considerate zone di serie B e vengono abbandonate a se stesse. Questo noi pensiamo che è quello che servirebbe, che ci piacerebbe venisse promosso con questo progetto di legge. Ci vogliamo sperare, pur sapendo però che le ragioni di questo progetto di legge sono e poggiano sull'effimero, perché il progetto di legge proposto ora, dopo anni di inattività su questo fronte, è perché noi riteniamo le elezioni sono vicine, sia quelle comunali in alcuni comuni della Riviera, sia quelle regionali. Quindi è la scelta del momento e la scelta dello strumento. Lo strumento è un progetto di legge autonomo destinato a morire appena fatto il bando, perché già voi nell'articolato parlate di un bando approvato. Noi abbiamo provato e anche oggi mettiamo un emendamento, bandi approvati, perché riteniamo che se volete creare uno strumento che serva alla promozione dello sviluppo del litorale, è un progetto che rimane lì e poi può essere a disposizione di finanziamenti negli anni a venire, altrimenti che senso ha fare una legge manifesto che si apre con un bando finanziato per una volta e poi la legge muore? Quindi è già pronto per il prossimo refit questo progetto di legge. A questo punto allora bastava, se non si vuole fare una seria programmazione, inserire un articolo nel bilancio regionale in cui si diceva destiniamo 20 milioni di euro, inserendo lì un paio di criteri. Questo probabilmente poteva essere un'alternativa, e questo è quello che ci fa capire un po' qual è l'impostazione di questo bando di legge. Probabilmente un'operazione di promo commercializzazione della Giunta o di qualche suo componente o di qualche consigliere della Riviera. Malgrado questo, comunque ribadisco, apprezziamo l'intento di voler intervenire e in qualche modo ci accontentiamo almeno di questo intervento piuttosto del nulla. Però facciamo alcune proposte perché riteniamo che servano a rendere più efficace e a limitare alcune possibilità negative. Intanto chiediamo, ne avevamo parlato in commissione, abbiamo cercato di rifinire un attimo anche grazie ai suggerimenti comunque della maggioranza, il fatto che questi progetti che verranno presentati vengano premiati anche in base alla partecipazione che c'è stata nella loro preparazione, nella loro redazione. Abbiamo approvato da poco una legge sulla partecipazione, un aspetto della legge sulla partecipazione
e verteva proprio sulla progettazione partecipata e sulla valutazione dei progetti che impattano dal punto di vista territoriale e ambientale. E quindi progetti che parteciperanno a questo bando, che hanno seguito questo percorso secondo la vecchia legge, secondo la nuova legge, secondo noi sono progetti che vanno premiati, anche perché questo garantisce il fatto che non siano progetti calati dall'alto, ma siano appunto concordati con tutti gli stakeholder. Inoltre chiediamo che contributi siano rivolti in particolare alla rimozione e al superamento di situazioni di elementi di degrado. Come dicevo prima, sulla nostra riviera ci sono ancora zone che sono state da sempre considerate di serie B e non sono mai state adeguatamente sviluppate. Chiediamo anche che vengano premiati i progetti di legge che lavorano contro un aspetto importante, che è quello dell'erosione della costa. E con i cambiamenti climatici, in questi giorni fra l'altro mi sembra che ci sarà anche l'atto amministrativo sulla prevenzione dei cambiamenti, dei cambiamenti climatici e degli effetti dei cambiamenti climatici, l'erosione della costa è uno di questi. Ci sono proiezioni che dimostrano che nei prossimi 50 anni parte della nostra costa sarà erosa. Bisogna essere proattivi e quindi i progetti che tenderanno a essere proattivi su questo aspetto, secondo noi vanno premiati. E quali sono questi progetti? Sicuramente sono progetti che nella riqualificazione prevedono ad esempio il rafforzamento delle dune costiere, il rimboschimento, perché questi sono tutti aspetti che prevengono l'erosione costiera, e eventualmente anche la diminuzione dell'irrigidimento della linea di costa, cioè spostare edificazione più indietro o non favorirne dell'altra. Gli altri due aspetti che secondo noi sono importanti sono quelli che questi finanziamenti non debbano andare a tappare i buchi di programmazioni precedenti che magari sono state sovradimensionate, che magari sono state avanzate per lotti e poi sono state abbandonate lì in attesa di una mano amica. Noi riteniamo che quella non sia vera pianificazione. E appunto infine quello che dicevo di premiare quelli che vanno a riqualificare le zone che sono state finora state più abbandonate. Sicuramente noi cercheremo di vigilare sull'emanazione dei bandi, fra l'altro un emendamento nostro approvato in commissione richiede che all'emanazione del bando sia previsto un passaggio in commissione proprio per accogliere alcune valutazioni, alcuni pareri anche appunto della commissione. Grazie.